Questa mattina è divampato l'incendio in una palazzina sita in via Giustiniano. Sono qui con noi i condomini del palazzo accanto. Salve, ci racconti che cosa ha visto? Io mentre veniva a casa alle 7:30, 8:15, perché avevo il furgone parcheggiato a fianco al portone dove è divampato questo grosso incendio e robe varie, ho dovuto fare veloce a spostare il furgone e robe varie. Nel frattempo abbiamo chiamato i vigili e mi hanno detto sì, stiamo arrivando, e i vigili sono arrivati dopo un'ora, dopo tre quarti d'ora, e le fiamme sono arrivate non so dove, anche fino al terzo piano, robe varie. E niente, ci siamo appena appauriti tutta la gente, perché io sono del condominio che abita a fianco e robe varie, perché avevamo, io ho un gazebo qui in legno e avevo paura che si poteva anche prendere fuoco e robe varie. Poi la signora a fianco del primo piano che si vedeva le fiamme anche dentro la casa sua, e ce la siamo visti un po' malamente, solo per questo fatto qua. L'unica cosa che non sono rimasto contento sono i pompieri che sono arrivati dopo un'ora con una macchinetta di 1000 litri di acqua, e poi mi dice, ma io ho detto ma scusa, ma come mai? Fece no, mi è finita l'acqua, ma io non capisco, è possibile che vengano i pompieri qua, invece di venire con una cisterna di 500.000 litri, quel che sia, vengono con 100 litri di acqua, perché l'incendio era molto pericoloso ed è stato molto pauroso anche per noi, dell'inquilino e robe varie, solo per questo fatto qua. Poi del resto, poi interessante che adesso abbiamo sistemato tutto a grosso, però l'appartamento del signore, del proprietario del primo piano non è agibile perché il solaio, tutte le pignate, i solai sono tutto venuto giù malamente, lui non c'ha neanche più l'agibilità, ma non lo so, un poveretto di 80 anni, ma non lo so neanche io come fare per stasera, per se si deve accomodare con le figlie, perché i figli sono tutti fuori al Tamur o in albergo, come sia, però dobbiamo vedere che cosa succede, solo questo fatto qua. Appunto, come le diceva, secondo il verbale dei vigili del fuoco, questa palazzina risulta inagibile. Per quanto riguarda invece il vostro palazzo, che cosa vi hanno detto? A noi c'è stato solo un po' di sporchizia, di fumo, robe varie, però no, non è successo niente. Però la palazzina, il primo e secondo piano, ha avuto dove c'è sotto il garage, dove abbiamo avuto l'incendio, cioè molto non è agibile perché è molto pericoloso. Solo questo fatto qua. Signora, lei vuole dire qua, vuole aggiungere qualcos'altro? Voglio aggiungere, perché noi siamo rimasti senza gas, però non è un problema per noi. Dispiace solo degli anziani che purtroppo non hanno più la casa e vanno avanti e dietro per la strada, e ci dispiace tanto. C'è stata tanta paura, però dobbiamo superare. E qui con noi Filippo Baldassarre, il quale voleva fare delle piccole precisazioni. Volevo solo precisare che un paese come Altamura, con 70.000 abitanti, io stavo andando a Bari, ho avuto la chiamata alle 8 e ho incontrato 4-5 macchine dei pompieri a Bari che venivano tutte a sirene spiegate verso Altamura, e poi ho saputo che quei poveretti venivano da Bari, però l'incendio è scoppiato alle 8, fin quando sono arrivati qua a momenti si incendiava tutto. Voglio solo dire, precisare che un paese come Altamura di 70.000 abitanti, se ne vengono i pompieri con 500 litri di acqua, quei poveretti giustamente a venire da Bari con tutta la strada che sta interrotta hanno impiegato il loro tempo, e quindi a momenti qui si incendiava tutto e la gente moriva sotto tutte. Solo questo voglio precisare. Il problema quindi non è legato alla cattiva volontà dei vigili quanto alla mancanza di mezzi, alla disponibilità che un paese come Altamura, ma non ci sono queste attrezzature idonee per affrontare un incendio del genere. Qui se qui scoppiava il gas e cose, qui la gente moriva dentro, moriva. Quindi fin quando giustamente quegli altri poveretti di pompieri che sono stati chiamati da Bari a venire qui con la strada 96 che è tutta interrotta, giustamente hanno impiegato un'ora e mezza. Quindi non è colpa di Nede, è solo che purtroppo il paese è in mancanza di questa mezzi che potevano prevedere queste cose qui, perché Altamura è un paese abbastanza grande.